ritenzione idrica e prosperità. Cosa hanno a che vedere le due cose? Ma la ritenzione idrica è una proiezione di una sfiducia che è esistita vuoi in tua madre, vuoi in tua nonna, vuoi in qualcuna, generalmente qualcuna, ma può essere anche un qualcuno, della genealogia, della famiglia, diciamo della famiglia. Cosa intendo con questo? Ma intendo dire che molto spesso ci sono gravidanze, e parliamo magari di epoche un po' più vicine alla guerra, ma oggigiorno non siamo molto distanti da un tale senso di sfiducia. Beh, ipotizziamo che parliamo del periodo di momenti difficili come la guerra e quant'altro, e una mamma dice: ma se avessimo un altro figlio, un'altra figlia, beh, passeremo fame. Anzi, una frase ancora più pesante: rischieremo di morire di fame. Se viene pronunciata una frase del genere o simile, ma soprattutto morire di fame, sappi che ci sarà un programma, lasciamo da parte un attimo la ritenzione idrica, dove la discendenza reagirà in un modo molto particolare. Cosa significa? Ma intanto che ci sarà un sistema di colpe che si mette in moto, cioè l'atto di nascere, in questo caso, è qualcosa che genera il senso di colpa di essere nati, perché in fondo c'è prosperità, non c'entra. La frase era: se nasce qualcuno moriremo di fame. Poi, che sia anche se è detto perché siamo poveri o non poveri, non importa, perché la parola povertà può dire mille cose, ma le altre invece sono parole ben precise, perché sono accompagnate da un atto di sfiducia, quale la scarsità e via dicendo. E tu pensa che, adesso questa è una delle introduzioni a ciò che imparerete all'Accademia, quando inizieremo sta Accademia, se in quel momento la donna che ha, o anche chi ha ascoltato, ma quella che ha pronunciato quella frase, o chi era lì ad ascoltare, era di fronte ad un vaso semivuoto, comunque dove c'era poco contenuto all'interno, in proporzione alla bacinella, perché può essere anche una bacinella, o a un vaso da fiori, vi dicendo, beh, ancor più la cosa peggiorerà. Oppure una borsa semivuota, ma non è il fatto di è vuota, quindi c'è poco soldo, no, è una questione di forme, è una questione di simboli. Io ho aperto una parentesi per creare un po' di curiosità, ma ne parleremo. Tra l'altro, fatemi sapere qui sotto tra i commenti qualcosina e ditemi di cosa si stava parlando in quel momento. Non ditemi sì, anch'io ce l'ho vuoto, cosa dico io con tutti i video che faccio. Fammi un bel riferimento, così mi aiuti un attimo a capire di cosa io stavo parlando in questo momento. E tra l'altro ti ricordo che martedì 18 gennaio alle ore 20:45 siamo in live su Zoom. Mi raccomando, non mancare, è facilissimo, devi essere iscritta alla Nez Academy, ma insomma è una piattaforma semplicissima da iscriversi, ti metti solo il nome, non ti viene nemmeno chiesto il cognome, l'email, e in ogni caso c'è, per facilitare il tutto, il link di fianco al titolo di questo video. Ci clicchi sopra, entri dentro, è nezacademy.net/live, e dopodiché lì sta a te fare una donazione. Sii generosa come persona, non ti chiedo di versare un capitale, però dacci l'opportunità di pagarci le spese. C'è un impegno dietro questo progetto e non avete neanche idea. Attualmente sono state prese due nuove collaboratrici, una grafica e una all'amministrazione, visto che siamo in ritardo con l'emissione di fatture, che non avete idea, però siamo dentro ai termini di legge, quindi tranquilli, vi arriveranno fatture di settembre, pensate un po'. Torniamo a noi. Questa situazione genera, perché ci sono degli elementi molto particolari di cui tener conto, una predisposizione ad aumentare la
frequenza di avere aborti, cioè la genealogia comincia ad avere più aborti perché ha paura di generare coloro che tireranno via il pane agli altri. Questo è molto importante perché genererà poi in coloro che nasceranno un rifiuto di alimentarsi dalla madre. Perché? Perché la madre o le madri uccidono. Di questo se ne era parlato, per chi mi segue da tempo, 2-3 anni fa. Questa espressione l'ho usata tempo addietro, ho detto non scandalizzatevi, ma funziona così. Tra l'altro ha ucciso la propria specie. Uno dice, ma ascolta, io non ho abortito volontariamente il mio feto. Al di là che non esiste differenza tra volontario o involontario nell'inconscio, esiste un po' di differenza, ma non tantissima. Però ecco, questo atto di abortire viene visto come non hai fatto di tutto per farmi nascere, e quindi i discendenti che nasceranno diranno: queste mamme non amano a sufficienza. Quando le mamme non amano a sufficienza, e non ve la voglio complicare più di così, sappiate che, ovviamente come lettura inconscia, che si apre una porticina che si chiama segreti, ma quella porticina ti dà la capacità di conoscere l'inconscio, perché si risveglia anche un'altra porticina, si apre, si risvegliano i talenti, soprattutto la capacità di entrare nella lettura dei registri akashici. Tu dirai, ma cosa stai dicendo? Tante cose, Fabio. Sì, voglio che tu torni indietro, riascolti quello che ho detto, perché ho detto una serie di cose importantissime che ci tengo che comincino un po' a girare, perché entreremo, andando avanti, su argomenti che richiederanno una certa attenzione. Ma torniamo a noi. Nasce un discendente. Questo discendente fa fatica a mangiare, è nato ma rifiuta il mangiare, rifiuta la mamma. In realtà il programma è: rifiuto la mamma perché la mamma ha avuto aborti, o le mamme hanno avuto aborti o morti bianche, perché magari sono morte di broncopolmonite questi bambini dopo 2-3 mesi o dopo 2-3 anni per una meningite. Insomma, ci sono tanti casi, e di certo una mamma o il papà non hanno colpa, ma noi dobbiamo guardare alla lettura che ci sta. E se questo bambino non si sente tanto protetto da mille cose, da una copertina perché ha freddo, da una vicinanza che non ha, beh, questo futuro adulto sarà una persona ribelle, sarà una persona che dirà: ma io faccio da me, non ho bisogno degli altri, e si incasinerà nella vita, tenderà ad avere relazioni dove cercherà di non prendersi responsabilità, quindi relazioni a metà, diciamo così. Ma la ritenzione idrica? Beh, la ritenzione idrica è una reazione. E non c'è solo questo, c'è un'altra reazione. L'utero retroverso. Perché l'utero retroverso è un'idea inconscia di: così non avrò più figli. Dall'altra parte devo creare delle riserve, l'acqua, che non sarebbe altro che l'urina non fatta in quel caso, l'acqua è l'elemento principale per sopravvivere, io lo trattengo e riesco a. Ora immagina che in genealogia, nella parte alta, c'è stata una bisnonna che pronunciò una frase di quel tipo, e tu hai ritenzione idrica, tanta, poca, quello che è, e ti chiedi a questo punto dove sta l'aggancio. Sta per poter dire: io ho diritto di far parte di questa famiglia. Tu pensa un po', lo ripeto, ritenzione idrica può significare: ora ho diritto di far parte di questa famiglia perché genero sostanze, liquidi, tali da potermi permettere di mostrare che io non sono un peso per voi. In più, allargandomi, divento pure visibile, quindi il conflitto di abbandono si va riducendo. Perché? Perché così mi vedi. Però ecco, ci sono delle possibilità per mettere in ordine il tutto, possibilità che non è che ci vuole poi così tanto, basterebbe
avere un po' la volontà, a volte sì, effettivamente è difficile perché ci sono morti tutti, uno dice, però a volte un po' di impegno ti fa scoprire anche, ci sono le parrocchie, adesso poi ci sono dei siti straordinari, ne parleremo andando avanti, che hanno raccolto tutti i documenti delle parrocchie, tu vieni a sapere dati sulla tua genealogia praticamente in un modo straordinario. Insomma, dici, tu sai che la bisnonna, ecco, diceva frasi del tipo, ma se nasce un altro figlio qui si muore di fame, l'aveva di abitudine, e poi generava figli perché non avevano tante precauzioni. Oppure tua mamma o anche tuo papà. Ebbene, in quel caso cosa fai? Prendi un foglio bianco, io non mi sono organizzato, ho fatto così un po' in fretta e furia questo video, con una penna gialla, un pennarello giallo, fai un cerchio che occupa tutto il foglio, il solito cerchio giallo che mostro alcune volte nei video. Dentro a quel cerchio ci metti dentro, magari un giorno farò un video esplicativo, ci metti dentro la foto di quella antenata, che sia, o la mamma, se non ce l'hai fai un disegnetto e scrivi il suo nome. Poi ci metti dentro un barattolino di miele con il tappo svitato, che non userai mai, non mangerai mai, un bicchierino, un bicchiere di acqua, attenzione che il bicchierino viene anche confuso con alcolici, quindi è sempre meglio il bicchiere normale, e poi del pane. Il pane, anche se piccolo o grande, grande fa un po' fatica a starci, meglio piccolo, deve rimanere intero, perché il pane va spezzato dal padre della famiglia. È una questione di ordini nell'inconscio, cioè l'inconscio ha le sue regole. È inutile che stiamo qui a dire adesso, sì, ma vabbè, allora io donna non ho il diritto di aprirmi un panino in due. Non è questo, è che esistono delle cose che si sono formate in migliaia e migliaia e migliaia di anni, e se noi siamo un po' furbetti ce la giochiamo bene, e quindi riusciamo a proteggerci e anche magari a migliorare la nostra vita. Da lì lo lasci il più tempo possibile, poi l'acqua magari ogni tanto la cambi, il pane cosa fai? Lo frantumi e lo fai andare, insomma, le briciole su di un prato, un praticello qualsiasi, anche che non necessariamente deve essere proprio quello sotto casa tua, può essere anche quello di un parco. Il miele, eccolo, travasi, lo metti giù, lo fai scendere attorno a una pianta, perché l'albero simboleggia il tuo albero genealogico. Se poi fai tutto attorno ad un albero è ancora meglio. L'acqua, se riesci, sempre sulla stessa pianta, se no altrimenti non fa niente, lo versi da un'altra parte, ma non versarla nel lavandino, perché lì non va bene, deve essere direttamente a contatto con madre terra. Il foglio con il cerchio giallo o lo tieni da parte per altri rituali, oppure e tra l'altro mi viene in mente una cosa, non usate altri fogli, altri colori, cioè giallo deve essere, però dicevo, quel foglio o lo tieni da parte o lo bruci e le ceneri le metti sulla terra, così le semini sulla terra, ma non seminarle nell'acqua, mi raccomando. Tornando al cerchio, oltre alla foto, il pane, l'acqua e il miele, mi raccomando di scrivere una frase o su un post-it giallo piantato lì al centro, messo lì con la sua colla, oppure sul foglio direttamente, quindi dentro al cerchio, e scrivi: ora c'è il cibo, oppure c'è cibo per tutti. La frase c'è cibo per tutti sarebbe la migliore in assoluto. L'altra, e forse sotto sotto la migliore sarebbe: tutti hanno cibo. Perché la parola per indica, è una questione di simbologia, ne parleremo eventualmente, indica ferita di separazione. Però ecco, tutti hanno cibo e hai la frase migliore. Però se ti risuonano di più le altre, usa le altre. Bene, ti ricordo, oltre alle mie sessioni individuali, che c'è il link in descrizione, mi raccomando, arrivami con un obiettivo ben preciso, poi magari lo cambiamo in corso d'opera, ma ricordati che se vieni
devi venire con l'idea che io sia il tuo aiuto, la tua guida, che ti prendo manina a manina e ti do una mano per il futuro. E poi ricordati la live. Devi essere presente perché è in live che si vedono le grandi cose, poi ci sono domande e risposte e poi puoi anche avere la registrazione se fai appunto una donazione, il minimo della donazione di 10 euro. Ora, devono essere equilibrate le cose. C'è veramente chi non ha neanche la pensione minima a momenti e io lì capisco. Ma chi si compra il braccialetto o altre cose, io dico, io ti do un servizio, cerca di dare il valore al mio servizio tanto quanto lo dai a quel braccialetto. Non sono qui a fare la morale a nessuno, è che vorrei che capiste che a nessuno piace fermarsi al lavoro 5 ore senza essere retribuito e quindi mi sembra giusto che ci sia equilibrio. Vedila te come vuoi, però io la penso così e non sono l'unico a pensarla. Un abbraccione grande, ci vediamo martedì 11 gennaio ore 20:45 su Zoom. Per farlo, di fianco al titolo c'è il link nezacademy.net/live e ci troviamo tutti assieme. Un abbraccione, a martedì, ciao ciao, o meglio a domani. Domani è martedì.